Cominciamo ad accendere l'interruttore generale, lo mettiamo su 1, campo rosso. Dopodiché togliamo l'emergenza, premiamo una volta il pulsante verde. Questo causa l'accensione del controllo. A questo punto premiamo una seconda volta il pulsante verde, si accendono motori e pompe e tutto il resto, tutto quello che deve essere acceso. A questo punto possiamo accendere la luce interna, resettiamo gli allarmi, premiamo il pulsante della visualizzazione programmi e dobbiamo fare gli zeri macchina. Per fare gli zeri macchina, la macchina deve leggere un fine corsa che si trova sul fondo, un fine corsa che si trova in alto all'asse X. Per questa ragione noi dobbiamo spostare in manuale la macchina fuori dal fine corsa, perché normalmente si manda a fine corsa. Allora la spostiamo a una misura che è circa 180 in X. A questo punto bisogna azzerare la macchina. La macchina deve leggere le sue origini. Non è importante spostarla anche fuori da fuori? Devi controllare che sia fuori dalla contropunta, che sia svincolata dalla contropunta. A questo punto, per azzerare la macchina, c'è una procedura automatica. Bisogna premere anzitutto questo pulsante 0 e si illumina la spia. Dopodiché si può fare o manualmente premendo un asse alla volta, X più Z più, oppure c'è un ciclo automatico, basta premere cycle e la macchina prima azzera in X e poi azzera in Z. Mano a mano che si completa una procedura si accende una spia, la spia della X e la spia dell'asse Z azzerati. A questo punto si apre e si chiude il portello per resettare l'allarme portellone e la macchina è pronta per essere utilizzata, come ad esempio utilizzando gli assi alla massima velocità, mentre prima vanno a un decimo. Ecco che infatti io posso muovere l'asse Z, posso muovere l'asse X in rapido oppure in avanzamento. A questo punto la macchina è pronta per partire. Cosa bisogna fare allora? Si prende, normalmente aspetta un momento che tolgo il pezzo. Allora, io lì bisogna preparare. Vai. Allora adesso stai montando i morsetti. Naturalmente i morsetti vanno messi in modo centrato. Si misura col calibro la loro distanza dalla parte fissa. Ecco, questo qui mi sa che non è centrato, vediamo subito. Cioè, non sono autocentranti? No, perché c'è il passo della dentatura dietro, no? Okay. E tu devi metterlo sullo stesso passo, A questo punto noi proviamo a far girare i morsetti, riduciamo la velocità perché possono sparare via. Allora, questo era il morsetto numero 3, quello che ho toccato per prendere gli occhiali sulla moto. Dimmi quando tocchi i tasti che cosa fai ogni volta che tocchi i tasti, perché sennò il video risulta. Allora, come si apre il portellone, viene visualizzato l'allarme portellone. Bisogna resettare ogni volta che si apre il portellone. Adesso la macchina è in jog. Posso far partire il mandrino in manuale? Ah, pinza aperta mi dice. Devo chiudere la pinza perché sennò non gira il mandrino. Allora, chiudiamo la pinza. Benissimo. Esatto, vedi che non sono centrati. Sono centrati, per cui devo muovere il morsetto numero 3. Spengo? Sì. Vai, io inquadro qui la scritta.
resettiamo. Resettiamo. Tiro fuori il programma, la macchina è in jog, le pinze sono chiuse, facciamo partire. Perfetto. Adesso girano dritti. Lo vedi che girano concentrici. Sì. Benissimo. Spegniamo allora. Aspetta, Allora, si apre la pinza. Sì. Per montare il pezzo. Per montare il pezzo. Ok. Montiamo il pezzo. Si chiude la pinza. Si chiude la pinza. E controlliamo ulteriormente, si tolgono sempre gli allarmi come al solito, perché ogni volta controlliamo che giri dritto, perché adesso lo vediamo perfettamente se gira dritto. In effetti vedi che gira dritto il pezzo. Ok. Allora, il pezzo è a posto. Qui riportiamo le velocità al 100%, perché per sicurezza le ho ridotte, perché sai, se ti spara lì un morsetto, quando è lento, no, è meglio che giri piano, no? A questo punto la macchina è pronta per partire. Allora, cosa dobbiamo fare? Io normalmente faccio così, cioè selezioniamo il programma, prima di tutto. Allora andiamo in Edit, selezioniamo la directory e qui ho tutti i programmi. Ogni classe normalmente ha il suo numero, no? La prima classe ha i programmi dal 100, la seconda dal 200, la terza dal 300 e così via. E io per il corso post-qualifico uso il 400. Tranne i primi che usiamo per prova o per le nostre cose. Qui c'è dentro un programma di prova. Allora, selezioniamo il programma numero 1. Allora, per selezionare il programma si fa... O1, ricerca O. Esatto, e lui me l'ha trovato, programma numero 1. O1 dice O, ricerca O. Questo, e lui lo seleziona. A questo punto il programma è pronto per partire. Io vado in automatico e io uso questa procedura per fare gli zeri. Faccio partire il programma in modo che mi memorizzi le informazioni fondamentali per il programma, che sono nome del programma, velocità massima, origine e misure dell'utensile. Cioè va a leggere nella tabella utensili le misure in X e in Y degli offset dell'utensile, della punta utensile. In X e Y, X e Z. Allora partiamo, mettiamo in blocco singolo. Quindi praticamente si comincia col G92 limitazione al numero di giri, gli metti il numero di giri massimo? Sì, si potrebbe mettere anche come secondo. Allora, la prima informazione deve essere o l'origine o la limitazione di giri. Sì. Può essere la seconda o la terza. Quindi il G54 richiamo zero pezzo? Richiami l'origine pezzo. E adesso vediamo poi. E poi richiami l'utensile. Lui ruota la torretta in posizione in modo che lavori quell'utensile che io devo usare, ma nello stesso tempo memorizza le misure dell'utensile, che sono queste. Allora. Sì, scusa, abbiamo T0606. Sì, vuol dire... Se tu avessi messo solo T6, cosa sarebbe cambiato? No. Non avrebbe preso il correttore utensile. Non avrebbe preso il correttore utensile. Se è la posizione, la prima decade è la posizione in torretta, la seconda è il correttore. E se noi andiamo qui a vedere adesso gli utensili, io li trovo qui, cioè le misure utensili le trovo. Allora, premendo offset setting, che è questo programma, premo questo qui, dove io ho doppia misura degli utensili da 1 a 12, qui c'è la pagina che mi manda avanti o indietro. Però qui vedo le compensazioni, premendo ulteriormente vedo usure e geometria. A me interessa la geometria. Certo. Vedi che ogni utensile ha la sua misura. L'utensile numero 1 misura in X, misura in Z, il raggio dell'utensile e il tipo di utensile. Tipo 7, tipo 2, tipo 3, a seconda del tipo, come è riportato nel manuale della Bibbia, no? A questo punto lui memorizza. Io chiamo l'utensile numero 6, memorizza queste due misure, naturalmente, oltre al tipo di utensile. Raggio utensile e sto vedendo che... Questo sarebbe come posizionato l'utensile alla punta virtuale, diciamo.
come è posizionato rispetto al pezzo, se il tagliente è destro, se il tagliente è sinistro, se è centrale, se la punta è centrale. Quindi, e così via, e lì c'è il raggio utensili. Allora, questa è la tabella utensili a cui noi pensiamo quando chiamiamo l'utensile, no? Per cui diciamo che il correttore abilita, cioè fa la somma algebrica di queste due misure rispetto allo zero della macchina. Va bene? Ok, usciamo da qui, allora. Programma. Allora, dicevamo che facciamo partire il programma. Mettiamo in blocco singolo con questo pulsante. È un programma già memorizzato, quindi esegui un programma già memorizzato. O io metto un programma nuovo. Chiaro. Ecco, no, per mettere il programma nuovo bisogna fare un